il vincitore, beh, il vincitore è un pescarese, era il favoritissimo della vigilia, ma mai dire mai. Ci riferiamo a Stefano Di Fulvio, della dinastia dei Di Fulvio, con la sua Zytec Osella PA30, ha vinto nettamente, autore di una manche monstre, la prima, con il crono di 3:05:25, è un crono aggregato di 6:16:52. Hanno provato a insidiarlo in ogni modo, sia il giovane Luigi Fazzino con la Osella PA 2000 Turbo 6:27:65, sia Dario Gentile con la Honda PA 21S 6:54:36. Ma oggi davvero era impossibile contrastare uno scatenato, bravissimo, esperto Stefano Di Fulvio. Un'emozione molto forte. Quest'anno ci tenevamo proprio a ripetere l'assoluto fatto qui 11 anni fa col Formula 3000. Avevamo tutte le carte in tavola per poter fare bene e oltre alla vittoria assoluta, che era l'obiettivo principale, ci siamo tolti la soddisfazione di aver battuto di mezzo secondo il record di Simone Fagioli dello scorso anno a parità di percorso con una chicane. Quindi siamo molto soddisfatti di tutto il weekend, assolutamente. Ecco, 3:05:25, un tempo mostruoso, oseremmo dire. Quanto si può fare ancora meglio? Ero abbastanza al limite, perché calcolando i 4-5 secondi che fa perdere la chicane, ero intorno ai 3 minuti, quindi tra i migliori di sempre alle svolte di Popoli. Qualche piccola sbavatura l'ho fatta, però è difficile in una gara in salita non commettere neanche un errore. Ecco, ci racconti, gli appassionati già ti conoscono abbondantemente, ma i tuoi inizi, insomma, questa dinastia dei Di Fulvio, insomma, come hai cominciato? Che tipo di famiglia hai vissuto e vivi? Una famiglia da corsa, da sempre, dagli anni 70, quindi una passione trasmessa dal nonno, e poi tramandata al papà e poi è passata a me, a mio fratello, a mio figlio, quindi siamo una famiglia da corsa. Nel nostro sangue bollono i motori e adesso cercheremo di dare il meglio andando avanti, il meglio che possiamo fare, insomma.